Bono Vox degli U2 ha rischiato di morire, la confessione. Bono Vox come sta? Il cantante ha rischiato di morire. Bono Vox ha rischiato di morire poco tempo fa a causa di un problema di salute. A confermarlo è stato lui stesso in un'intervista rilasciata a Rolling Stone. La rivista gli ha dedicato la copertina dell'ultimo numero dopo la sua intervista. Il cantante degli U2 non ha reso noti i dettagli della vicenda, ma ha raccontato di aver dovuto lottare tra la vita e la morte. Un'esperienza che gli ha dato molto da scrivere mentre stava lavorando con il gruppo A Songs of Experience. Il 14° album del gruppo rock è uscito l'1 dicembre 2017. Bono ha fatto sapere che il gruppo aveva già deciso di realizzare brani che riflettessero l'idea della morte. Di certo la brutta esperienza che ha dovuto affrontare si è trasformata in creatività per il nuovo album. A differenza di molte celebrità, il cantante non ha voluto attirare l'attenzione con il suo malore. Bono Vox si è salvato grazie alla sua assistenza medica. Bono Vox ha corso un rischio che molte persone hanno affrontato nella loro vita, ma lui stesso ha ammesso che non tutti possono usufruire della sua stessa assistenza medica. In molti hanno dovuto affrontare problemi molto più gravi di lui, proprio per questo il cantante non vuole raccontare i dettagli, per non sminuire coloro che non ce l'hanno fatta o che non possono usufruire di cure mediche adeguate. Stando ai rumors, l'incidente è avvenuto verso la fine dello scorso anno, qualche mese dopo che Bono fu coinvolto nell'attacco terroristico della Bastiglia a Nizza in Francia.